Canada. Ti dico che è un complotto dei poteri forti. Tu sei i poteri forti. Vi dico che vogliono usare questa scusa dell'alert per attivare le nanoparticelle di grafene che ci hanno inoculato a nostra insaputa quando abbiamo fatto il vaccino contro il Covid. Ai madre mia, come lo che? La pandemia era solo una scusa per inocularci il grafene tramite il vaccino. Grafene che può essere attivato a distanza dai 5G. E cosa succede quando attivano questi 5G? No, Puerto Rico, i 5G servono per attivare il grafene, non viceversa. Prendi appunti che poi interrogo. Quella roba lì. Come cosa succede? Le particelle di grafene si attivano e ti trasformano in uno zombie che spari i raggi laser dagli occhi e incominci a votare per il Partito Democratico. Mi pare ovvio. Ai, madre mia! Todo esso non tiene ninguno sentido, è una broma. Parece una trama di una soap opera mexicana. Ah mio, non siete abbastanza sul pezzo però, eh? Il potentissimo grafene delle lobby e degli alieni. Ma solo io mi informo ancora su Facebook. Niti, per l'amor del cielo, smettila di sparare minchiate nella stratosfera. È un semplice messaggio di allerta per testare il sistema nazionale di rischio. Non c'è nessun complotto. Poi un complotto così complicato sarebbe costosissimo, coinvolgerebbe milioni di persone e sarebbe più pratico fare qualsiasi altra cosa. Ti dico che è tutta colpa delle lobby. Tu sei le lobby. Sono le case farmaceutiche. Lo sappiamo tutti che le case farmaceutiche sono malvagie. Sei tu le case farmaceutiche. Oddio, ci sono anche delle case farmaceutiche svizzere, ma non penso che la Svizzera abbia voglia di perdere tempo in questi complotti. Tutta colpa delle multinazionali del petrolio, che infatti hai inventato tu. Puerto Rico, dimmi un po' chi ti paga però, eh? No, perché tu non me la racconti giusta, eh? Sei tu che mi paghi, ed anche poco. Ay, madre mia, Estados Unidos. Se tiene tan miedo de ese mensaje, puoi spegnere il telefono? Ma davvero? Ma dai, se spegni il telefono non c'è ricezione, quindi non puoi ricevere il messaggio apocalittico cattivo che ti trasforma in zombie e tutte quelle cazzate lì. Mi state dicendo che per sconfiggere il complotto mondiale basta spegnere il telefono? Sì. Non è che una cazzata. Il complotto del grafeno, il fatto che se spegni il telefono non ricevi il messaggio zombificante. Tutte e due. America, vai a vedere i live action della Disney. Non mi va. Io voglio smascherare i complotti tipo Scooby-Doo. Dai America, vengo con te e ci guardiamo insieme l'ultimo remake live action della Disney. Va bene, quindi il telefono lo spengo? Sì, mettilo almeno in silenzioso, dai, così non ci disturba nessuno. Vale? Va bene. La Romania mi ha detto che lì a Bruxelles state facendo i saldi. Guarda Moldavia, che io non ti ho detto proprio niente. Buongiorno, benvenuto nel consiglio dell'Unione Europea, sono Jessica, come posso aiutarla? Mi hanno detto che state facendo una promozione, vero? Aspetta che guardo, l'unica promozione attiva è quella di Porta un amico in NATO. E che siete, poltrone sofà e capitalisti della qualità? Dono con forza! Mao, dammi la forza. Carissimi Stati Uniti d'America, un tuo aereo militare si è quasi schiantato su una mia nave militare nello stretto di Taiwan. No, io questo non credo. America ringrazia che ti tocca delle linee stringenti. Sta policy del linguaggio politicamente corretto mi sei appena ritorta contro. Quindi mi sto zitta che è meglio. Chi l'avrebbe mai detto, signora mia? Quando si dice il karma, scusa Moldavia ma mettiti in fila che ci sono prima io. Ho la priorità, tipo donna incinta. Sorry ma non sorry. Ucraina, veramente io ho fatto domanda negli anni 80. Ero praticamente ancora in periodo ottomano quando ho fatto domanda per entrare nell'Unione Europea, eh? E poi io sono già nella NATO, quindi scusa ma ti passo davanti. Tipo vecchietta col fustino del Dash. Vi ricordo che anch'io ho fatto domanda di adesione all'Unione Europea e sono stata la prima a diventare il vino, uno dei primi paesi ad adottare il cristianesimo. Ma ho anche dei difetti, eh. Buongiorno Maria, buongiorno Palinsesto, ho fatto domanda anch'io tanti anni fa per entrare nell'Unione Europea. Come precedente lavoro facevo la Repubblica Sovietica, quindi ho un po' di esperienza di unioni politico-monetarie. Credo che questa cosa dell'Unione Europea vi sia un po' sfuggita di mano. Da quando mamma Germania ha allargato i cordoni della borsa e ci ha fatto il PNR, vogliono tutti entrare nell'Unione Europea, eh. C'è sta la fila! L'Europa è bella ma non ci vivrei. Ho fatto bene io che ho adottato franco svizzero, ciao poveri! Quindi lo prendo come un sì? Tranquilla Moldavia, hanno fatto entrare pure me nella NATO che non ho manco un esercito. Sei già assunta.
E cosa ce ne facciamo dell'Islanda se non è un esercito? Se scoppia una guerra mondiale invia le aurore boreali o i pulcinella di mare. È inutile che mi inquadrate. Piuttosto che entrare nella NATO, mi guardo tutte le puntate di Pomeriggio 5. Io lo sapevo che dovevo prendermi l'oblast di Kaliningrad quando me l'hanno offerto. Sì, certo, annettere un oblast pieno di russofoni. Cosa potrebbe mai andare storto, signora mia? Sono confusa! Però dai, l'Unione Europea è troppo figa. Assolutamente. Ci danno un pacco di soldi e un pacco di armi e possiamo parlare male dei russi. È tipo il Win for Life. Turista per sempre. Capitalista per sempre. Paura, Ma che carino! Sembra tutto fatto d'oro. Ma che puccioso che sei! Che cosa sarebbe quell'affare? È una forma di vita ignota che giace da tempo immemore sul fondo dell'oceano. Beh, come film di orrore! Non preoccupatevi. La prima legge dell'animazione hollywoodiana dice che qualsiasi cosa sia quella creatura e qualsiasi siano le sue intenzioni, attaccherà sicuramente gli Stati Uniti. Nei film attaccano sempre gli Stati Uniti, i cattivi. Ma io sono Stati Uniti! Nani! Potrebbe essere un Pokémon di una serie rara. Dovremmo lanciargli una sfera Poké. Le catastrofi ambientali dell'ultimo secolo non ci hanno insegnato ancora niente? Ma dove siete cresciuti? Non in Australia di sicuro. Se non sai cos'è, non sai da dove arriva, non ti ci devi avvicinare. Potrebbe essere o velenoso o armato di veleno. Sti stranieri sono incoscienti. L'Australia non ha tutti i torti stavolta. Chi ci dice che non sia pericoloso? Potrebbe veicolare un nuovo virus letale, un'altra volta. Nel dubbio io lo friggerei, perché l'olio a caldo disinfetta tutto. E metti caso che contenga una molecola nuova, dalle quali le mie potentissime, malvagissime case farmaceutiche potrebbero sintetizzare un nuovo farmaco e fatturare ancora più miliardi, non potete fermare il progresso. Vedi? Io lo dico sempre che i capitalisti sono malvagi. Oh, signor! Dai, sana, dai, mi trova! Vai chi siete? Sta a parlare! Cos'è quella cosa? Dove vuoi infilarmelo? Zona confusa! Zitto, coso! Devo studiarti per capirti meglio. Per studiarti intendo vivisezionarti. Se non hai il mio consenso è molestia. Ma chi ti conosce? Chi ti conosce? Per tutti i tacchini ripieni! Vedo che l'ideologia woke ha attecchito anche nel fondale oceanico. Andiamo bene, andiamo proprio bene. Branda, benvenuta nel call center della NATO, sono Jessica, come posso aiutarla? Salve Jessica, vorrei entrare nella NATO prima che mi facciano a pezzi e mi spediscano a vari laboratori in tutto il mondo. Aspetti un minutino in linea che la metto in contatto col reparto amministrativo. Dai Carla, come dici? Sono tornata dai ferie, è settembre. Fa caldo come agosto, ma sono finite le ferie. Me tocca far finta di lavorare. Sei un alieno, sì o no? Io lo sapevo che finiva così. Na 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 na. Perché nessuno mi vuole bene? Ai, madre mia, che pazza! È l'11 settembre! Il giorno in cui hanno quasi sconfitto l'imperialismo americano. Na, 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 na. Che giorno di... Cina, ti ricordi? Gli aerei e poi le torri e poi i boom, gente che urlava, giornalisti che uscivano dai tombini. E non infierite, poverino. Tutta colpa dell'Iraq di Saddam Hussein. Era il paese più forte del mondo. Non si è ancora ripreso da allora. Gli è rimasto il trauma. Ogni tanto di notte ancora gli incubi e sveglia tutto il condominio. Devo fingermi dispiaciuto? Ma poi quella cosa brutta che inizia con T e finisce con Ismo l'abbiamo sconfitta. No, io questa non credo. Noi talebani stiamo benissimo. Tutta colpa degli integratori islamici. O forse si dice integralisti. Perché l'Islam è Satana, Satana, Satana! Se diventate cristiani non vi tagliamo il prepuzio. Fateci un pensierino. Amen! Ma poi alla fine perché ho invaso l'Iraq? Bella domanda. Ce lo stiamo chiedendo tutti in sala. È vietato la botte.
Perché sono il paese più forte del mondo. E che cosa è stata la bicicletta? Sai che più da bicicletta te sei caduto dal seggiolone da piccolo. Non dovevi risolvere quel piccolo problemino con le armi da fuoco nelle scuole? L'ho risolto, Canada. Adesso obbligo tutti i miei professori a fare un corso di sopravvivenza prima di laurearsi. Che i bambini degli elementari adesso sanno come proteggersi da una sparatoria. Io sono l'ultimo baluardo della democrazia. Russia, pensavo... Ormai l'America è andata, no? Quindi stiamo per conquistarci il mondo. Iniziassimo a installare chip sotto pelle alla nostra popolazione. Scusa che col contactless fai prima a usare i mezzi di trasporto, ad accedere alle pagine Facebook, a pagare al supermercato. Che ci cascano? Perché dopo sta storia del Green Pass sta mangiando un po' la foglia, eh? Polonia e le pillole di cianuro piacciono solo a me? Ma così boomer? Comunque Cina, la Svezia è tipo 5 anni che lo fa già. Yeah. Stai dicendo che c'è del marcio in Danimarca? C'entra la Danimarca con la Svezia? Due paesi diversi. Sono sicuro perché l'ho scritto io, Shakespeare. Tanti. I nordici piace tanto la tecnologia. Spero che la Norvegia non ti abbia già copiato. Non ci sono più i vichinghi di una volta, signora mia. Non è un po' estremo vietare l'aborto? Ha parlato il mabbonino. Taglia, ti sbagli. Impongo le mie leggi solo ai cristiani, non a tutti. Invece l'ha imposta a tutti gli americani. Che gli americani musulmani, gli americani ebrei, gli americani buddisti... Al Vaticano siamo tutti cattolici, è diverso, si chiama teocrazia. Che sta diventando lui? Sapevo che Dio sarebbe tornato di moda. Quasi quasi dopo il Papa d'Avignone facciamo il Papa a Filadelfia? New York è troppo mondiana, è pieno di tentazioni. Di che abita New York? Satana, Satana, Satana! Ancora quelle comunità Amish? E trasferirmi lì? Mi sentirei a casa, loro sono ancora nel Medioevo.